Salve amici, oggi volevo tentare di spiegare alla luce della ricerca scientifica del perché il nostro pianeta viene bombardato da meteoriti e da comete periodicamente. Diciamo che i cicli di estinzioni di massa sulla Terra sembrano essere periodici e spesso legati a bombardamenti di corpi celesti dallo spazio. Ma tentare di capire perché avvengono periodicamente questi bombardamenti, ci dà una spiegazione l'astrobiologo William Napier della Cardiff University in Gran Bretagna, il quale sembrerebbe aver individuato il meccanismo per il quale avviene questo fenomeno. Il nostro sistema solare gira intorno al centro della galassia, compiendo una rivoluzione ogni 200 milioni di anni circa. Ma la traiettoria del Sole e dei pianeti non è lineare, anzi piuttosto ondulata, visto che si spostano continuamente dalla faccia meridionale della galassia a quella settentrionale per poi ritornare in basso. Questo movimento, diciamo su e giù, fa sì che ogni 35-40 milioni di anni il Sistema Solare attraversi il piano della galassia, cioè una zona dove si concentra una gran quantità di stelle, oltre a nebulose di gas e polvere. Secondo questo studioso, l'attraversamento del sistema solare di queste zone espone la Terra all'influenza gravitazionale di molti e grandi corpi celesti che destabilizzano la nube di comete che circonda il Sole. Quando ciò avviene, migliaia di oggetti spaziali di ogni dimensione, di roccia, ghiaccio, si spostano verso il centro del Sistema Solare, aumentando di oltre 10 volte il rischio di collisioni dei pianeti, con i pianeti, Terra compresa. Napier, per confermare questa idea, ha esaminato l'età stimata dei grandi crateri di impatto scoperti finora sul nostro pianeta e ha visto che ogni 36 milioni di anni in media, sembra che la Terra sia bombardata da grandi meteoriti. Uno dei momenti di maggior bombardamento, per esempio, coincide con l'estinzione dei dinosauri, cioè circa 65 milioni di anni fa. E qui, diciamo, c'è la buona notizia. Al momento sembra che il nostro Sole sia molto lontano dal piano della galassia, cioè da quella zona di cui vi dicevo io prima, ricca di polveri, gas, stelle e frammenti vari. Quindi attraverserà questa zona, sembra, fra circa una decina di milioni di anni. Quindi questa volta una buona notizia, almeno così sembra. Vi ringrazio e vi rimando alla prossima.